Signori, buonasera, siamo di nuovo qua a parlare di estero, di società estere e a parlare di un concetto che abbiamo già trattato molte volte ma che questa volta vorrei trattare in maniera un pochino più specifica, ovvero sia quello delle attività da svolgersi online e dell'estero restituzione. Costantemente riceviamo richieste da parte di imprenditori che ingenuamente, alcuni meno ingenuamente altri, ci chiedono di voler sfuggire alla burocrazia italiana, alle tasse italiane, di voler sfuggire al sistema Italia e allocare una loro attività produttiva all'estero, solitamente online, solitamente una vendita di prodotti online, corsi online, tutte cose da farsi online. E vogliono andare all'estero in giurisdizioni più o meno favorevoli dal punto di vista fiscale, questo lo analizzeremo in seguito, e dicono sempre la stessa cosa, chiedono sempre la stessa cosa, voglio fatturare dall'estero, avere la sede legale all'estero, ma continuare a lavorare in Italia. Quando gli diciamo che ciò non è possibile, molti addirittura si adontano, si arrabbiano, non ci credono. Dicono, non è possibile, se è online l'attività, per quale motivo io devo pagare le tasse in Italia e non posso fatturare dall'estero e rimanere a lavorare in Italia. Se dal punto di vista, fra virgolette, umano, un ragionamento del genere può essere comprensibile, dal punto di vista strettamente giuridico, che è quello che non importa, ovviamente, è assolutamente fuori luogo, non è neanche lontanamente da pensarci, perché se così fosse, molto probabilmente in Italia non esisterebbe neanche più un'attività, visto che le tasse in Italia sono fra le più alte del mondo, tutti avrebbero l'attività all'estero e lavorerebbero in Italia. Questo non è possibile, sia macroeconomicamente per le finanze dello Stato, sia dal punto di vista della facile comprensione. Se io lavoro in un determinato territorio, in quel determinato territorio devo pagare le imposte. E su questo non c'è dubbio. Ci sono anche le norme di legge che lo prevedono, dopo ve ne darò lettura, però adesso il discorso deve essere incentrato su questo. Le tasse si pagano nel luogo dove si svolge l'attività economica. E questo discorso vale fermamente e assolutamente anche per l'attività online. Poco importa che un discorso online, una vendita online viaggi sulla rete, quel che conta è il cosiddetto place of effective management, ovvero se è il luogo dove esiste la reale amministrazione societaria, il luogo dove l'imprenditore, il consiglio di amministrazione o l'amministratore prendono delle decisioni fondamentali per l'andamento aziendale. È chiaro che se io apro una società a Malta pensando di vendere dei corsi di dimagrimento online, adesso dico una cosa fra le tante che mi viene in mente, nulla di specifico, e pretendo di farlo da casa mia, che so, a Firenze anziché a Genova, dov'è il luogo da dove io prendo le decisioni per l'andamento aziendale? È Genova, l'Italia. Dov'è il luogo dove io effettivamente contatto i clienti, curo il marketing, faccio tutto quello che devo fare perché la mia azienda prosperi? È l'Italia. Non posso minimamente pretendere di pagare le tasse in un altro Stato. Le tasse le dovrò pagare in Italia, ma non le posso pagare evidentemente se ho una società estera, senza aprire una stabile organizzazione della società estera in Italia. Questa è una cosa che si può sicuramente fare. Posso aprire una società in qualunque zona del mondo, aprire la stabile organizzazione in Italia, ma a quel punto io diventerò, dal punto di vista fiscale, esattamente come una società italiana. Mi iscriverò alla Camera di Commercio non come società nuova, la mia società dal punto di vista civilistico rimane quella dello Stato in cui è la sede legale, ma dal punto di vista fiscale è una società italiana sottoposta a tutte le imposizioni fiscali che la legge italiana prevede per l'analogo tipo societario o società di capitali in questo caso. Questo è evidentissimo. Il vantaggio quindi di poter aprire una società all'estero lavorando in Italia nella regolarità con una stabile organizzazione può consistere nel fatto che dal punto di vista civilistico la società è normata dalle leggi di un altro Stato, e questo può essere sicuramente un vantaggio se ci sono delle leggi meno burocratizzanti in ambito societario, ma dal punto di vista fiscale io rimango italiano come struttura giuridica societaria a tutti gli effetti, pagherò tutte le tasse in Italia e sarò assolutamente regolare. Gli utili poi, una volta che avranno scontato l'imposta in Italia, potranno tranquillamente essere portati all'estero nella più totale legalità, ma laddove io come percipiente, come socio, voglia poi portarmi questi utili a me come persona fisica, dovrò pagare l'imposta del 26% in qualità di reddito di capitale che mi porto da Fontestra, quindi è un problema da cui non si può assolutamente sfuggire se vogliamo rimanere con i piedi per terra e vogliamo fare le cose con regolarità. Se viceversa vogliamo realmente andare all'estero, allora dobbiamo
usufruire dei vantaggi della internazionalizzazione che ci sono e sono indubbi, ma dobbiamo avere anche lo sforzo, sia mentale, soprattutto mentale, ma anche fisico in certe condizioni, di andare realmente a lavorare all'estero. Ecco che laddove io diventi un residente fiscale sloveno e un residente anagrafico sloveno, un esempio fra i tanti, e apro una ditta individuale in Slovenia, posso usufruire di una flat tax del 4% fino a un fatturato di 100.000 euro. È un vantaggio grandissimo, se ci pensate, con 100.000 euro in Italia quante ve ne possono rimanere? Sicuramente meno di 50.000, comprendendo anche l'INPS, che non è una tassa, anche se da molti viene vissuta come tale. In Slovenia io pago 4% e non pago nulla di più, su una quota di previdenza sociale che è comunque più bassa di quella italiana, ma però devo vivere là, devo trasferirmi là, avere una casa là, devo avere troncato ogni tipo di rapporto con l'Italia e devo stare in Slovenia per più di 184 giorni all'anno o quantomeno al di fuori dell'Italia per più di 184 giorni all'anno, diversamente sono un estero vestito e come tale subirò delle sanzioni di natura amministrativa e fiscale, sicuramente è al superamento di determinate soglie o addirittura alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, subirò anche delle sanzioni di natura penale. Non ne vale la pena, assolutamente e mai. Bisogna rispettare la legge e le norme che regolamentano la materia e bisogna usufruire di quello che l'estero può dare andandoci realmente all'estero. Se io vado in determinate giurisdizioni come a Panama, per legge l'attività che io svolgo al di fuori del territorio panamense non è tassabile a Panama, e questa è una pretesa legalità, ma a Panama devo esserci, però devo starci, devo vivere là. Non posso pretendere di fare residente panamense vivendo in Italia, con escamotage vari, poi prendere soldi, non si sa bene in che modo, anche perché non c'è modo di prendere soldi legalmente in nessuna maniera in vigenza del regime dei CRS, ovvero sia il Common Report Standard, per il quale, apro una breve parentesi, molti lo sanno già, ma è sempre bene rinfrescare la memoria su tutti, anche in ambito di conti correnti. Il conto corrente non dichiarato in territorio italiano nel quadro RW della dichiarazione dei redditi viene inesorabilmente scoperto, perché praticamente tutti i paesi del mondo hanno firmato i CRS da una parte e i FACTA dall'altra. I FACTA valgono per gli Stati Uniti d'America, il Nord America e i paesi che hanno a che fare con gli Stati Uniti. Per cui la banca nella quale il non residente ha un conto corrente comunica all'autorità fiscale di residenza della persona l'apertura del conto corrente, gli estremi del codice fiscale e identificativi del titolare del conto, comunica i movimenti in ingresso, i movimenti in uscita, il saldo iniziale, il saldo fine anno, comunica tutto. Quindi se uno apre un conto all'estero e se uno apre un'attività all'estero, si apre anche un conto corrente all'estero, ovviamente va comunicato, va dichiarato, che diversamente si fanno delle cose che non sono possibili fare, non esistono i conti cifrati, non esiste nulla di tutto ciò, forse quelle cose che si è abituati a vedere nei film degli anni 70 o degli anni 80, ma il mondo è completamente cambiato. Le giurisdizioni offshore, sempre per rimanere in termini di estero, hanno dei grandissimi vantaggi. Gibilterra è un altro esempio dove ha vasti vantaggi. San Marino stesso, per i pensionati, si paga un'imposta del 6% e basta, null'altro, in confronto a quello che paga in Italia un pensionato ad alto reddito. Vi lascio solamente a voi capire il vantaggio che ci sia, però bisogna andarci realmente, non far finta. Tutto si può fare, si possono ottenere dei risparmi fiscali enormi, si può ottenere un costo del lavoro inferiore, uno stile di vita migliore, ma bisogna realmente allocarsi nella giurisdizione estera nella quale si va a lavorare. E non vale l'esempio, come molti fanno, di Google, che secondo loro non paga le tasse da nessuna parte. Google, per l'Europa, a Google Ireland LTD. Ma in Irlanda Google esiste veramente, il consiglio di amministrazione esiste in Irlanda, gli amministratori hanno sede là, i dipendenti hanno sede là, le decisioni strategiche aziendali vengono prese là. E hanno un'imposta del 12,50%. Questo nulla vieta all'imprenditore italiano di fare altrettanto, ma deve andare ad allocarsi fisicamente in Irlanda. Per finire il discorso e non annoiarvi troppo, ricordate che è poi in realtà molto semplice, l'estero investizione è un concetto proprio codificato dall'articolo 73 del TUI, si guarda la sede legale, la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale. Se la sede legale è in Italia, la società è italiana. Chiaramente la sede legale non è mai in Italia perché la sede legale è realmente all'estero, ma non è l'unico requisito. È la sede dell'amministrazione che conta. Per amministrazione intendiamo il luogo nel quale l'imprenditore o il gruppo imprenditoriale
prendono le decisioni strategiche per l'andamento aziendale. Se questa sede si identifica con il territorio italiano, a nulla vale avere la società in Corea anziché in Alaska, quando anche su Marte le tasse si devono pagare. In Italia bisogna aprire una stabile organizzazione della società estera in Italia se si vuole essere in regola. Oltretutto c'è anche l'ultimo concetto, che l'oggetto principale è sito nel territorio dello Stato. Questo a volte opinabile, a volte opinabile, a volte non è di facile interpretazione, però se io vendo solo in Italia, lavoro dall'Italia, a poco vale che abbia fatto la mia sede all'estero, non serve a nulla. Quindi quando decidete di rivolgervi agli esperti di diritto societario internazionale, siano essi avvocati o commercialisti, abbiate ben presente questi concetti, non pretendiate mai di poter fatturare dall'estero mantenendo la residenza, ma non solo la residenza, che potrebbe anche non essere obbligatoria, ma il fondamentale controllo dell'attività in territorio italiano. Perché se io sono amministratore di una società di capitali, ad amministrarla vado all'estero. Se sono amministratore di una società di capitali che fattura centinaia di milioni di euro o milioni di euro, non è che possa pretendere di andare a amministrare andando un giorno nella mia sede legale estera. Chiaramente dovrò dar prova di andare ad amministrare realmente da là. In quel caso posso anche non avere la residenza e l'attività, se è realmente autonoma rispetto all'Italia, se veramente è dotata di autonomia patrimoniale, decisionale, a livello di dipendenti, di sede operativa, di conti correnti bancari gestiti tutti quanti dall'estero e non dall'Italia, la società può essere reputata all'estero. C'è anche modo poi di difendersi davanti alle pretese tributarie, ma in ogni modo bisogna recarsi realmente all'estero. Se si vuole usufruire dell'internazionalizzazione, bisogna andare all'estero, lavorare realmente da là. Meglio sarebbe addirittura trasferirsi a vivere. In quel caso uno ha tutti i vantaggi che vuole e non perde del tutto l'Italia, sia se si trasferisce nei paesi confinanti all'Italia, l'Austria fra le tante, la Slovenia, la Croazia, San Marino, oppure se uno non si vuole trasferire realmente all'estero, andare a vivere come residenza, andare ad amministrare la società per tutto il tempo in cui è necessario, per tutto il tempo in cui lui amministrerebbe la società d'Italia all'estero, e darne prova e farlo realmente. In questo caso uno può avere effettivamente dei vantaggi di non poca natura ed entità. Per ogni chiarimento, per ogni richiesta, siamo sempre a disposizione. Una buona serata a tutti.